In genere a fare le domande sono è un'altra persona che le rivolge una domanda, ben precisa che riguarda le nostre norme di comportamento. Ciao a tutti, scusate il look un po' casalingo, ma sono sere e sere che passo il tempo a leggere le vostre lettere, le vostre richieste, le vostre segnalazioni, i vostri dillo a Mirta, ma arrivano anche i dillo alla Quaniti. Però stasera, caro Girolamo, una domanda te la faccio io. Devi sapere che mio papà, adorato, vive a Napoli da solo, ha quasi 80 anni e si è vaccinato con due dosi di vaccino Pfizer, perché a Napoli le cose fortunatamente funzionano molto bene. La domanda è questa: ma se il giorno di Pasqua io uscissi dal mio garage, perché mi sento meglio, con la mia macchina, mi mettessi in macchina, arrivassi a Napoli nel garage di mio padre, entrassi a casa sua e lo andassi a salutare per Pasqua, a dargli un bacio, è una cosa che potrei fare ora che lui è vaccinato ed è al sicuro? Fammi sapere, grazie. Allora, la nostra Mirta Merlino tornerà in carne ed ossa martedì mattina, però la domanda alla Quaniti è chiara e focalizza il tema: il papà in un'altra regione, ma il papà vaccinato, si può fare? Purtroppo mi dispiace dare, premesso che i poliziotti non fanno le leggi, ma in punta di diritto purtroppo non è possibile. Questo perché, a differenza di quanto accaduto, di quanto accade in alcuni altri paesi d'oltreoceano, il fatto di essere vaccinati non consente, non dà possibilità maggiori rispetto a chi ancora non è stato vaccinato. Quindi anche se si è vaccinati, si è costretti agli stessi obblighi, agli stessi limiti di tutte le altre persone. Quindi da questo punto di vista mi dispiace dover rispondere di no a Mirta Merlino e soprattutto di dirlo anche a tutti gli altri italiani che si trovano in una situazione analoga. Quaniti... Io per primo che non vedrò neanche io mia madre che quindi che è a chiariamoci Roma. Noi in questi giorni rossi di sabato, domenica, Pasqua e Pasquetta possiamo circolare una sola volta nell'ambito del territorio regionale. Di fatto lei ci dice per andare in una casa privata, non possiamo stare all'aperto. No, attenzione, ci sono dei contemperamenti, anche nelle giornate tutte rosse resta la possibilità di svolgere attività motoria, che tradotta è la passeggiata necessaria per il nostro benessere psicofisico. È consentito ovviamente portare a spasso i nostri animali quindi, di affezione. La è consentita anche, è consentita, lo dico per i tanti appassionati della bicicletta del nostro paese, è consentita anche l'attività sportiva. Per chi va in bicicletta è anche consentito spostarsi al di fuori del comune a condizione che non si facciano soste e che quindi partendo dalla propria residenza si possa fare un giro anche ampio ma rientrando nella propria residenza. E questo tipo di sport, il calcetto tra amici? No, decisamente no. Tutte le attività sportive si possono svolgere all'aperto a condizione che avvengano in forma assolutamente isolata. La Quaniti, altra questione per gli amanti degli sport nautici.